Allora, buonasera, stasera non siamo nei fumetti, non siamo fuori dai fumetti, non siamo in letteratura, non siamo fuori dalla letteratura. Faccio vedere un disegno che ho fatto io, ma non è che sia granché. Questo disegno dovrebbe dirci di chi parliamo oggi, e di chi parliamo oggi, che è morto recentemente da pochi giorni. Luigi Albertelli, è ovvio che qui c'entra qualcosa. Questo disegno dovrebbe rappresentare Capitan Harlock, ma siccome vedo che i capelli miei sono un po' alla Capitan Harlock, l'ho fatto io, potrebbe non rappresentarlo più di tanto, ma diciamo l'impegno c'è stato messo. Il ragazzo, l'impegno ce lo mette. Le capacità non ci sono, ma l'impegno ce l'ha messo. Parliamo di Luigi Albertelli perché, insomma, faccio vedere, questo è un libro di Petrarca, e certamente siamo al solito discorso tra letteratura alta e letteratura bassa, insomma, tra Petrarca e Albertelli. Dice, beh, c'è un abisso. No, non c'è un abisso, perché siamo sempre alla distinzione tra alto e basso. Alto e basso, ovviamente, se io dico Furia Cavallo del West, Albertelli è stato uno dei più importanti parolieri italiani degli anni 60-70. Per me, che sono nato nel 1968 e che nel 78 avevo circa 10 anni, testi come Furia Cavallo del West e Atlas UFO Robot sono testi miliari, più di io a 10 anni non andavo, voi che non dicevo voi che ascoltate in rime sparse il suono di quei sospiri, un Dio nutriva il cuore sul mio primo giovanile errore, quando era in alcun parte, altro uomo da quel che io so, ma io a 10 anni tendenzialmente recitavo questi versi qui. Si trasforma in un razzo missile con circuiti di 1000 valvole tra le stelle, sprinta e va. Mangia libri di cibernetica, insalata di matematica, e a giocarsi su Marte va. Lui respira nell'aria cosmica, è un miracolo di elettronica, ma un cuore umano ha. Ma chi è? Ma chi è? UFO robot, UFO robot. Raggi laser che sembrano fulmini, è protetto da scudi termici. Sentinella luci fa. Quando schiaccio un pulsante magico, lui diventa un ipergalattico. Lotta per l'umanità. UFO robot, UFO robot, UFO robot. Si trasforma in un razzo missile con circuiti di 1000 valvole tra le stelle, sprinta e va. C'è, cioè, il verbo sprintare, no? Sprintare, che è un bellissimo. Poeticamente non è stato usato, sono decasillabi tendenzialmente. Si trasforma in un razzo missile, è un decasillabo perché c'è la sinalefesa tra si trasforma e in, quindi sono decasillabi. Con circuiti di 1000 valvole, sempre un decasillabo, tra le stelle sprinta e va invece un settenario. Quindi in realtà, scusate, tra Petrarca e Albertelli, dice Albertelli, non c'è certamente una distinzione, ovviamente, vabbè, ridendo e giocando, stiamo dicendo che però utilizzano gli stessi strumenti. La lingua italiana non è che diventa lingua francese quando la utilizzava, sto sempre guardando i miei capelli, Albertelli, no, sembro Elvis Presley dei poveri, Albertelli quando scriveva Atlas UFO Robot, oppure vi ricordo alcune sigle che tutti voi avete ascoltato da bambini, almeno io sì, perché negli anni 70, cioè quando ero io piccolo, piccolo, avevo 6-7 anni, non c'erano i cartoni animati giapponesi. Ebbene sì, era un'epoca in cui non esisteva, cioè esisteva in Giappone, ovviamente, ma noi alla televisione guardavamo Willy il Coyote, Gatto Silvestro, Titti e Gatto Silvestro, Bugs Bunny, tutti questi, ma non quelli proprio antichi, addirittura Braccio di Ferro, che io appunto questo spiega perché in edicola vado a leggere Braccio di Ferro,
E quindi verso il 78, mi sembra, quando avevo 10 anni circa, ora gli storici mi correggono se sbaglio, sicuramente sbaglierò, a un certo punto la televisione italiana, la Rai, trasmise il primo cartone animato giapponese della storia ed era appunto Atlas UFO Robot. Albertelli vince Tempera. Che scrisse la musica con il quartetto Cetra, ma qui sentiremo i ricordi ancora più arcaici. Insomma, io ho visto anche il quartetto Cetra, che certamente i più giovani non sanno neanche che roba sia, con l'orchestra Cetra, insomma, quelli che pubblicava i dischi della Rai, che non avevano la minima idea di chi fosse, fecero vedere un po' qualche immagine, e Albertelli, nella sua genialità assoluta, creò questa sigla senza sapere di che cosa stesse. Ma sembra facile, no? Ma disse, ma chi è questo? Boh. E lui, infatti, la sigla è un po' sul vago, se ci fate caso, non è che entra molto nei particolari. Sentinella ci fa, Sentinella ci fa, che lui ci fa. Quando schiaccia un po', perché vedendo la sigla, pulsante magico, lui diventa un ipergalattico, perché Albertini dice, ma cosa diventa? Io adoro, cioè, veramente è stata una grande perdita. Albertelli ha scritto, io cerco di metterla in chiave ironica perché è un personaggio a cui voglio tantissimo bene, in quanto è l'icona della mia infanzia. Ha scritto Furia Cavallo dell'Oest, riuscito altri versi immortali, che qui ci vorrebbe Gasman, ma io purtroppo non sono Gasman. Un pirata tutto nero che per casa ha solo il cielo, ha cambiato il nastro nave e il suo veliero. Il suo teschio è una bandiera che vuol dire libertà. Una bandiera che vuol dire libertà. Capitan Harlock l'ha sempre scritta lui, ma ha scritto anche Nano Nano, la sigla di Morchi e Mindy. Chi, diciamo, della mia età non ha visto Robin Williams? Noi l'abbiamo conosciuto non con L'attimo fuggente, ma con Morchi e Mindy. Quindi io rendo omaggio a Albertelli, perché in realtà anche il fatto che, facciamo un discorso serio, certamente non voglio dire che Atlas UFO Robot sia il capolavoro della letteratura italiana del Novecento, ma non è neanche una cosa da buttare via, nel senso che sono un testo letterario che può piacere o non piacere, che può essere analizzato con gli strumenti letterari con cui si analizza il Petrarca. Per esempio, prendo il mio papier, l'ho scritto a mano, ovviamente. Si trasforma in un razzo Mills, scusate, stavo cercando raggi laser che sembrano fulmini. Questa è una similitudine, che la faccia Albertelli o che la faccia Petrarca, è una similitudine, è una figura retorica. Ci sono le figure retoriche di Albertelli. Petrarca userà le similitudini secondo voi? Penso di sì. Ora io prendo a caso. E come uomo a nocere luogo e tempo aspetta, come nuoco, come uomo, per fare una leggiada sua vendetta e punire un dibba e mille offese, celatamente amor l'arco riprese. Come uomo a nocere luogo e tempo aspetta, amore, esattamente come un brigante. E qui esattamente la similitudine che ritroviamo in Albertelli. In Albertelli, che ora non trovo, che ovviamente non trovo, raggi laser che sembra fulmine. Anche questa è la similitudine, la troviamo in Petrarca e in Albertelli. Voi direte, fai un discorso futurista, polemico. Non voglio essere polemico, cosa vuoi essere polemico? Nel senso che, ritorniamo sempre a Albertelli, ha scritto dei testi, dei dischi che hanno venduto milioni di copie, gli hanno dato un disco d'oro a lui, a Vince Guerra, mi sembra che chiamasse Vince Guerra, ma Vince Tempera, che Vince Guerra, Vince Tempera. E la morte di Albertelli, che è passata un po' in sordina, forse la Repubblica, perché ovviamente qualcuno nella Repubblica, nei giornali, che da bambini tutti abbiamo cantato Atlas UFO Robot, e chi non l'ha cantato, peste lo colga, direbbe, avrebbe detto Amedeo Nazzari, peste lo colga, con il suo lievissimo accento sardo, no, nella scena di Beffe, veramente tutti, cioè noi siamo cresciuti con Atlas UFO Robot.
è nato nel 68 e dica di non aver mai canticchiato Atlas Ufo Robò è un mentitore che sa di mentire, ecco, un bugiardo tremendo. Meno che non fosse un piccolo Petrarca o Leopardi che passeggia, però anche Leopardi avrebbe cantato, secondo me, se io non sono andato a scuola con Leopardi. A 10 anni non traducevo latino e greco come Leopardi nei testi ebraici, ma leggevo Topolino e guardavo Atlas Ufo Robò con pane e Nutella e questo è quanto. Quindi questi versi che ovviamente a molti possono sembrare solo la mia infanzia. Per me la morte di Albertelli e oltretutto questi testi che sembrano anche sciocchi, ma sono c'è un profondo messaggio dietro di libertà, cioè lui prendeva questi personaggi di cui poi ben sapeva poco e la sigla di Capitan Harlock, che è un pirata che cerca la libertà, sembra un canto, se voi la leggete senza musica. Il suo teschio è una bandiera che vuol dire libertà, sembra un canto anarchico fino all'800, sembra gli anarchici di Lugano, che sembra. Vola all'arrembaggio però un cuore grande ha. Fammi rubare, capitano, un'avventura dove io sono l'eroe che combatte accanto a te. Fammi volare, capitano, senza una meta, tra pianeti sconosciuti per rubare a chi ha di più. Per rubare a chi ha di più, ragazzi, questo è un canto tosto. Come un lampo è il suo pugnale che lui lancia contro il mare, ma è un uomo generoso come il mare. Ma è un'assonanza, cioè male e mare, bellissima l'assonanza, ma è mare. Nel suo occhio c'è l'azzurro, nel suo braccio acciaio c'è, nero è il suo mantello, mentre il cuore è bianco. Anche questa cosa, posizione coloristica, no? Poi urrà, 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 capitano, capitano, fammi rubare, capitano, fammi rubare, capitano, un'avventura. Bella questa metafora, fammi rubare un'avventura. Si rubano le metafore. Questa è poesia, ragazzi, potete metterla come volete, capitano, è poesia. Se io dico questo, naturalmente vengo preso per un rimbambito, però sono cosciente di quel che dico, o forse sì. La morte di Albertelli certamente non è morto giovanissimo, quindi, però è un pezzo della nostra vita che se ne va via. E quindi un grande omaggio a Luigi Albertelli che ci ha accompagnato per tanti anni della nostra vita e a cui veramente, anche se io non l'ho conosciuto, ho voluto bene per i testi che ci ha lasciato, perché Furia Cavallo dell'Oest. Anche lì testi scritti, lui vide sto cavallo, furia cavallo. Cioè, è bello che riusciva a stare sul vago, scriveva tutto un testo canoro che senza sapere la mia idea di chi era questo. Un grande genio, veramente un grande personaggio. E è ovvio che io mi sono riascoltato Atlas Ufo Robò e Furia Cavallo dell'Oest e Capitan Harlock, che forse potremmo dire che è uno dei suoi capolavori. Capolavori di arte minore, sia arte maggiore, arte minore, fate un po' voi, insomma, Albertelli, volevo fare questo omaggio a Albertelli che naturalmente è dentro tutti i nostri cuori, insomma, noi del 68 siamo cresciuti con Atlas Ufo Robò, che sia un bene o un male, non lo so, ma noi siamo cresciuti con queste cose qua. Siamo cresciuti guardando con il passaggio, cioè oggi i ragazzi leggono i manga, ma il primo cartone animato giapponese l'hanno visto quelli della mia generazione. Dopo Atlas Ufo Robò vennero Mazinga, vennero Mazinger, Gig Robot, e chi apriremo un faldone Recherche du temps perdu prussiano infinito che evito di aprire perché i nostalgici potremmo entrare in un reparto nostalgia, un reparto psichiatrico nostalgia e tutti che cantiamo. Sì, questo è del 68, sì, stanno tutti cantando Atlas Ufo, però l'hanno cantata anche dopo, ecco, voglio dire. Un testo che rimane, cioè un testo che dal 78 al 2021 è rimasto, qualcosa da dire ce l'aveva. Tanti testi sono spariti nel nulla, cioè oltretutto suonato dall'orchestra Cetra della Rai. Se sentite l'orchestrazione di Atlas Ufo Robò, non è un'orchestrazione banale, non l'hanno suonato quattro scappati di casa, l'orchestra Cetra della Rai, insomma, l'ha suonato.
Altro che Cristina D'Avena, scusate, che giovani, giovane, ma che giovane. Che poi è venuta anche Cristina D'Avena, professionista, però Albertelli era Albertelli, insomma, era un'altra cosa, insomma, Albertelli è irraggiungibile, è come Omero, insomma, nelle sigle dei cartoni, nano nano, nano nano, questo gesto qui che noi abbiamo imparato, che non ci è mai servito, noi abbiamo imparato questo gesto qui, guardando Mork e Mindy, e lui faceva nano nano e noi facevamo così, e vabbè. La vecchiaia in calze. Però no, veramente Albertelli, veramente un personaggio che meriterebbe molto di più di questa breve omaggio che gli ha dato Okusai Bar in questo canale scalcagnato di YouTube. Meriterebbe anche degli approfondimenti anche da professori universitari che studiassero il linguaggio delle sigle televisive anni 80, perché ormai Petrarca l'hanno studiato tutti, quindi Albertelli è un mondo nuovo che un professore universitario si mette lì e studia Albertelli, dice, però come erano le sigle negli anni 70 TV? Io vengo lì, recito. Nel suo occhio c'è l'azzurro, nel suo braccio acciaio Cesano. Va bene, ci dispiace profondamente per la scomparsa di Albertelli, e, a parte il lato, l'ho buttata un po' sull'ironico, ma è un ironico triste, insomma. È un riso amaro perché ovviamente sento che una parte di me, insomma, è definitivamente andata via. Insomma, mi sento senza Albertelli, mi sento un po' più vecchio. Un giorno ancora, domani mi alzerò la mattina e penserò: non c'è più Albertelli. È come se mi avessero detto: è morto Goldrick. Oddio, è morto Goldrick, come si fa? Beh, chiudo qui, se no entriamo nei rimpianti.